Il progetto è indirizzato alla sicurezza e alla legalità ed è stato fortemente voluto dalla Polizia di Stato nell'ambito della giornata dedicata alla Polizia Scientifica per le scuole d'Italia. In Calabria, su input del questore di Reggio Calabria, Maurizio Vellone, è stata scelta per la manifestazione la Locride, dove al Cinemateatro Nuovo di Siderno è stata ricostruita una scena del crimine, illustrata dagli uomini diretti dal direttore regionale del Gabinetto di Polizia Scientifica per la Calabria, Ferruccio Martucci. La scena, molto dettagliata, è stata eseguita dagli studenti della Locride con grande interesse. L'iniziativa, voluta anche a Siderno come unico centro per la Calabria, si è sviluppata in 13 città italiane con l'obiettivo di veicolare un messaggio istituzionale che unisce la cultura scientifica ai concetti di legalità e sicurezza. Alla manifestazione ha preso parte anche il dirigente del commissariato di Siderno, Antonio Canarella. Sono state illustrate le attività istituzionali svolte dalla Polizia Scientifica attraverso video interattivi e sono stati allestiti gazebo con le attrezzature in dotazione e 10 pannelli con le immagini esplicative delle attività e dei sopralluoghi più significativi effettuati dalla Polizia in Calabria. Il tutto con la presentazione del Fullback Forensic, un nuovo mezzo in dotazione alla scientifica, grazie al quale si può riprodurre una scena del crimine con la proiezione di immagini degli accertamenti tecnici effettuati in laboratorio su tutte le tracce repertate nel singolo caso rappresentato. Significativa la decisione di rilasciare a tutti i partecipanti un diploma di investigatore per un giorno con le proprie impronte digitali. Oggi è una giornata della Polizia Scientifica per le scuole d'Italia, organizzata dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato in tutta Italia. In particolare, in questo progetto sono coinvolte 14 città sparse per tutto il territorio. Noi qui come gabinetto regionale abbiamo appunto scelto questa Siderno e abbiamo coinvolto tutti gli istituti di secondo grado, tutti i licei, sia di Siderno che di Locri. Praticamente l'obiettivo è quello di avvicinare appunto alla cultura della sicurezza e della legalità i propri ragazzi attraverso anche la cultura scientifica, quindi la passione che hanno appunto per la scienza, in particolare per le scienze forensi che tanto appunto coinvolgono i ragazzi, appunto i ragazzi che ci chiedono molte volte appunto ci fanno domande su, appunto, sulla nostra attività, su come possono entrare all'interno della Polizia Scientifica, e quindi abbiamo deciso, d'accordo con il questore di Reggio Calabria, Vallone, di appunto invitare tutti gli istituti scolastici. Allora, in merito, certamente la Polizia Scientifica nel corso degli anni è cambiata notevolmente, premesso che noi siamo nati nel 1902 con Salvatore Ottolenghi, che appunto ha costituito la prima scuola di Polizia Scientifica, si è partita dal sopralluogo, dopodiché si è esteso attraverso un'attività naturalmente costante. Appunto in questi 115 anni diciamo, di studio, di formazione del personale, nonché anche di sviluppo delle tecnologie, su cui tengo a precisare che la Polizia di Stato è stata molto determinante appunto in questo sviluppo nelle scienze forensi, si è sviluppata fino ad arrivare ai giorni nostri, basta ricordare gli ultimi ritrovati, diciamo, della Polizia di Stato in materia di scienze forensi, pensiamo al sistema, al SARI, che è il sistema di riconoscimento facciale, o alla ricostruzione tridimensionale della scena del crimine in cui vengono impiegati le ultime tecnologie. A me corre l'obbligo di ringraziare invece il servizio della Polizia Scientifica, quadro di dottor Martuccio e tutti i colleghi che vedete, di cui fanno parte, e invitarli ad osservare i filmati che verranno proposti non soltanto con la curiosità che è normale che questi suscitano voi, ma approfittandone come un momento formativo, uno dei tanti momenti formativi che vi deve indurre delle riflessioni su quelle che sono oggi le potenzialità e le specialità della Polizia di Stato, che aggiunge al tema della prevenzione, al tema della repressione dei reati, tutta una serie di specialità che sostanzialmente tendono a soddisfare, oltre che esigenze investigative, anche il bisogno del cittadino, oserei dire, esclusivamente sotto l'aspetto della prevenzione. Questo momento formativo è importante, è un momento formativo che viene organizzato
correggimi se sbaglio, su scala nazionale, e vi richiamo alla memoria un altro percorso formativo che si sta svolgendo in vari istituti. Io credo che tra di voi sicuramente qualcuno avrà già fatto parte di qualcuno dei diversi seminari che sono stati organizzati in tutti gli istituti superiori, che è il progetto Andrangheta, che si articola su 5 tematiche, che è rivolto alle classi, alla quarta classe dei vari licei, perché è un percorso biennale. E quindi questo, come l'altro progetto, hanno un unico fine, quello di suscitare nei ragazzi la giusta curiosità, ma suscitare la giusta riflessione su quelli che sono le criticità che la vita ci può porre, su quelli che sono i pericoli e sull'importanza di tutti gli apparati dello Stato, delle istituzioni e della società civile per stare al vostro fianco e per aiutarvi in tutte quelle che possono essere le criticità e le difficoltà che incontrate.